Innanzitutto grazie per questo premio che sforza anche, come dire, la fidelizzazione a questa iniziativa. È la terza rassegna a cui partecipiamo come scuola e ci abbiamo sempre creduto. Telegraficamente alcune annotazioni che vengono dai ragazzi, tra l'altro. Innanzitutto il titolo, per favore, percorsi identitari no. Ne abbiamo. Io capisco perfettamente tutto il discorso, ma questa parola, come diceva Sofri in un intervento su Repubblica avantieri o ieri, è una parola che proprio non va. Noi capiamo benissimo qual è il senso della difesa delle nostre radici e a maggior ragione, proprio per quello che ricordava il presidente Introna, avendo in noi anche somaticamente, oltre che culturalmente, la storia del Mediterraneo, possiamo essere più pugliesi nel momento in cui siamo più italiani e più europei. Quindi il riferimento all'identità è sempre un riferimento perché siamo pieni di disculture e di disvalori. E poi un'altra questione rispetto proprio al ruolo dei ragazzi. Io credo che dobbiamo assegnare loro maggiore fiducia, che non siano solo lettori e recensori, ma che imparino, perché questa è una pratica di cittadinanza, a presentare i libri, a diffonderne la cultura e quindi forse è il caso di passare proprio alla fase della disseminazione, più scuole coinvolte, più classi coinvolte, una rete che la Teca del Mediterraneo ha assicurato perfettamente, che permetta anche di portare autori ed editori nelle classi, dove la scuola, per quanto suo, farà la sua parte come prova a farlo, nonostante le risorse siano sempre poche. Grazie ancora. Grazie.